Buongiorno a tutte e a tutti, sono Valeria Bucchetti, coordinatrice del corso di studi in design della comunicazione e faccio parte del comitato scientifico del Centro di Ricerca Interuniversitario Cultura di Genere, così come del centro di ricerca, del gruppo di ricerca di CIPERCG all'interno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. Credo che intanto ci siano due piani diversi da considerare. Uno che diciamo può vedere il focus attorno alle progettiste, alle protagoniste, agli interpreti, e l'altro invece che pone il focus sulla produzione artefattuale in qualche modo. E ripeto, sono dei temi che sono concatenati, che vedono diversi punti di contatto, ma che credo abbiano bisogno anche di essere affrontati in modo circoscritto, specifico, portando l'attenzione sull'uno e sull'altro. In particolare, io ho lavorato soprattutto sul secondo, ossia su tutto, diciamo, le forme di rappresentazione all'interno del progetto di comunicazione che hanno bisogno di essere riconsiderate da una prospettiva di genere e che soprattutto perché quando parliamo di questi temi immediatamente vengono richiamati in maniera all'attenzione tutti quei casi, come posso dire, macroscopici o quei casi che hanno una evidente deriva sessista nella loro, diciamo, nelle forme della rappresentazione. Io in questi anni ho cercato di lavorare spostando anche l'attenzione su tutta quella dimensione compositiva, registica che ricade sul piano della significazione, andando a produrre immagini che concorrono alla discriminazione di genere. Che cosa voglio dire? Che ci sono degli aspetti che sono legati proprio come posso dire, al che cosa metto in scena, al come lo tratto, alle dimensioni, a quale elemento compositivo inserisco, a un discorso di gerarchia, a un discorso di trattamenti, a un discorso di codici espressivi, che a volte inavvertitamente arriviamo persino a mettere in atto perché fanno parte di una consuetudine formale, possiamo dire, di una consuetudine legata alla rappresentazione che non viene spesso percepita dal destinatario e non viene agita consapevolmente dal progettista. Allora, su questo fronte, credo ci sia molto da fare e sono convinta che abbia un'importanza fondamentale perché, voglio dire, ripensando anche agli insegnamenti, ma anche di vita rispetto alle immagini della quotidianità, voglio dire, tutto questo ha un peso continuo, è un peso fortissimo perché agisce sotto soglia andando ad alimentare quello che è il nostro repertorio, la nostra cultura visiva quotidiana diffusa. Quindi credo che, ripeto, rispetto a quest'area ci sia un grande lavoro da fare che debba costituire una priorità anche nella formazione. Educare, potremmo dire, al superamento dello sguardo maschile, potremmo provare a esprimerlo in questi termini. L'altro aspetto, per esempio, al superamento del di una concezione che Bourdieu ci ha ben insegnato a trattare del maschile universale. Che cosa, quindi questo è l'altro aspetto, come adesso usa dire man's default. Quindi rispetto a cui anche qui faccio riferimento a tutta una raccolta, a tutto un lavoro che stiamo facendo, ma proprio dove il maschile universale da un lato entra nelle forme di rappresentazione che appunto con le quali quotidianamente entriamo in relazione.
Sto raccogliendo per esempio il peso che ha all'interno delle rappresentazioni dell'infografica, tipo del data visualization che i quotidiani, i più grandi quotidiani nazionali ci propongono, no? Tutti i giorni nel momento in cui illustrano con forme di infografica, dati, fatti, circostanze ed altro. Allora, la rappresentazione che passa da un'idea di maschile universale, quindi che se devo dire uomo, automaticamente includo l'umanità e se devo rappresentare l'umanità, la rappresento attraverso un pittogramma maschile. Allora, come dicevo, questo è un aspetto, quello dello sguardo maschile. E l'altro, ovvero il fatto di, che forse riguarda prioritariamente o sì, come posso dire, con diciamo, maggior forza altri aspetti registici che hanno a che fare con la fotografia, con l'inquadratura, col modo proprio di, col punto di vista e con la scelta della messa in posa, insomma, con tutte le forme di manipolazione che mettiamo in atto per rappresentare e che assumono e che partono proprio da un presupposto di sguardo maschile. Attenzione, con una cosa molto importante perché sappiamo bene come lo sguardo maschile sia un qualche cosa che viene agito anche da noi donne, perché interiorizzato da un punto di vista culturale. Quindi anche qui il lavoro, è, diciamo, da un punto di vista del formativo, è un lavoro che, come dicevi, deve richiamare una capacità critica, una capacità di appunto, gestione consapevole, di progetto consapevole delle immagini che tiene conto di tutte le dimensioni e tutte le implicazioni sul piano del senso che le immagini che noi progettiamo producono. Siamo cresciuti con una storia al maschile, una storia scritta prevalentemente da uomini, e una storia che si è occupata prioritariamente o quasi totalmente di uomini. Quindi, certamente nel momento in cui penso alla, appunto, alla storia del design e alla, in particolare alla storia del design della comunicazione, credo che le figure femminili rilevanti all'interno del panorama del Novecento andrebbero, come dire, presentate, studiate e portate quindi all'attenzione, diciamo, degli studenti in modo deciso, più deciso, proprio perché è importante includere quegli esempi, includere quelle biografie all'interno di una storia, della storia. Quindi è assolutamente fondamentale. Mediamente i nostri studenti, questo è un classico, come posso dire, situazione che sappiamo bene viene posta, se chiedi a qualcuno di nominarti progettiste donne all'interno appunto del Novecento, diciamo, faticano a rispondere, faticano a trovare i riferimenti. Ma allo stesso tempo, se io devo fare anche semplicemente una riflessione assolutamente personale, la mia generazione si è formata con, come tu dici, maestri, ma con docenti, con figure di riferimento esclusivamente maschili. Se riguardiamo le bibliografie sulle quali abbiamo studiato, sono bibliografie al maschile, sono quindi per questo dico rispondere è difficile perché certamente devo l'importanza e il lavoro per ricostruire una storia così come alcune colleghe, voglio dire, il lavoro in particolare di Raimonda Riccini, l'iniziativa
che c'è stata legata di Angelica e Bradamante ne è un esempio, voglio dire, ed è fondamentale. Credo però che si tratti in questo. Forse anche di spostare l'attenzione per creare delle premesse diverse per chi inizia a costruire, a raccogliere, come posso dire, e a studiare la contemporaneità che diventerà poi storia. Quindi creare dei presupposti in prospettiva, creare delle documentazioni che sono legate al presente, anche, ripeto, non tanto per. Non confondendo, diciamo, l'osservazione del presente con, il lavoro di tipo storiografico, ma proprio cercando di costruire delle premesse, ripeto, da un punto di vista della documentazione, dell'osservazione, per, consentire in prospettiva delle letture, differenti. Anche perché il tema è non solo una. Come posso dire, rivendicazione di spazi rispetto alla storia che abbiamo alle spalle, perché ci sono una serie di ragioni e di dinamiche legate alla condizione socio-culturale del passato che danno anche delle spiegazioni di alcuni fenomeni. Il problema, secondo me, rispetto alla contemporaneità è lo scollamento tra una realtà che si muove con un passo e con delle, diciamo, con delle figure, con delle interpreti, con delle dinamiche all'interno del quadro che stiamo esaminando differenti e che continuano a trovare ostacoli e che continuano a trovare forme di discriminatorie. Allora, questo secondo me è un aspetto che deve per forza essere riconsiderato.